Ciao a tutti, eccoci con il primo video della videorubrica Get Healthy With Me. Ho deciso di aprire questa videorubrica proponendovi i 5 prodotti alimentari che non dovrebbero mai mancare in questo periodo, quindi in autunno, nella vostra dispensa. In particolar modo parto subito con la zucca, questa bellissima zucca arancione, che può essere un ortaggio un po' multiuso perché può essere un'ottima vellutata insieme alla patata, quindi un piatto gustoso da mangiare alla sera per scaldarci lo stomaco, insieme a dei costini integrali e magari del formaggio. Oppure può diventare un ingrediente per fare dei gnocchetti insieme alla farina bianca bio o alla farina di camut o per fare dei panini dolci o del pane salato. Può essere mangiata anche così, cotta al forno con un filo d'olio evo, quindi olio extravergine d'oliva aggiunto a crudo e dei semi di girasole. Oppure cotta a vapore, aggiunta nell'insalata, insomma, più ne ha più ne metta. La zucca è fondamentale perché è un potente antiossidante, placa l'insonnia e favorisce la regolarità del transito intestinale. Non mi dite che non vi piace la zucca perché anche a me non piaceva, ma cotta nella giusta maniera, si viene a eliminare quel gusto stucchevole, dolce e può essere veramente un ortaggio multiuso, sia per piatti salati che dolci. In particolar modo io nella vellutata, oltre a mixarla con della patata lessa, aggiungo del curry e del pepe. Vi assicuro che è un piatto delizioso, oltre a un po' di sale e olio extravergine d'oliva. Il secondo ortaggio che non dovrebbe mai mancare un po' tutto l'anno è la patata. Perché? Al di fuori che con la patata si possono fare 1500 primi piatti, secondi, contorni e può essere anche una base per i dolci. Migliora la funzione cerebrale, previene l'insonnia e inoltre dà energia e può aiutare chi soffre di acidità di stomaco. Quindi mai e poi mai essere senza patate in casa. Ricordatevi di, se potete, conservarle in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti solari. Ho letto che non dovrebbero essere conservate in frigo perché tendono ad invecchiare un pochino precocemente. Il secondo ortaggio che non dovrebbe mai mancare sono i cavoletti di Bruxelles. Insieme a tutta la famiglia, appunto, dei cavoli, cavolo bianco, il cavolo romano, i broccoli, broccoli romani e company, i cavoletti di Bruxelles aiutano chi soffre d'ulcera, chi soffre di anemia, è un potente antiossidante, poi tutta la famiglia sono dei potenti antitumorali. Io li mangio cotti a vapore e poi passati in padella con un po' di olio, pepe e se proprio proprio volete del sale. Io gli aggiungo del curry o della curcuma. Altro prodotto che non dovrebbe mancare in dispensa è il riso Thai nella versione bianca, che potete trovare questa qui al Lidl, che è il riso basmati, oppure il riso Thai rosso. Questo qui è riso Thai rosso bio e anche integrale di Altro Mercato, che trovate un po' in tutti i supermercati, compresi il Conad. Io li cuocio esclusivamente a vapore in modo che conservino il loro sapore naturale, la loro profumazione perché sono dei risi profumatissimi e poi li condisco normalmente con dei legumi. In particolar modo il riso Thai rosso integrale è famosissimo per essere un ottimo riso d'accompagnamento con i legumi. Ultimo prodotto che vi consiglio è il miele. Questo è un miele italiano melata. Vi leggo l'azienda Apicoltura Frassini Caltignaga, prodotto per conto di Azienda Agricola Vignarello, che io ho acquistato su Italian Agrofood. Il miele non dovrebbe mai mancare in casa e soprattutto in autunno e inverno perché un pizzico di miele nella vostra tisana della buonanotte, nel vostro tè di metà giornata oppure nel tè della mattina, ma anche nel caffè, può aiutare a prevenire la formazione del fastidiosissimo mal di gola che nei cambi di stagione, nei primi freddi, un po' colpisce tutti noi.
In particolar modo vi consiglio di aggiungere un pizzico, un mezzo cucchiaino di miele nelle vostre tisane, ma ripeto anche nel caffè è buonissimo, quando però queste sono tiepide e mai bollenti, in modo da non andare ad alterare le sue proprietà. Questi sono i 5 prodotti che vi volevo consigliare, che non mancano mai nella mia dispensa e nel mio frigo, ma che non dovrebbero mai mancare nel vostro, soprattutto in autunno. Ci vediamo col prossimo video della rubrica Get Healthy With Me.